Poi mischio un po' di questo traslucente con il blu perché diventa un marrone molto caldo scuro. Translucent orange and Translucent orange con blu ultramarine. oltre francese, French esattamente. Ma sto translucent come lo possiamo sostituire se non 218 ce l'abbiamo? schmink, che l'hanno fatto nuovo dalla Winsor & Newton, ma anche dicono che è lo stesso. I love this orange, Adesso yes. quello che sono a comprare non c'è. Adesso l'hanno fatto. Adesso è scurone, ma vedrai che dopo. Questo tutto sto scuro anche per compensare le figure, diciamo, già. Sì, sto cercando di equilibrare un po' il... Io l'ho condizionato già subito. Questo subito. Dall'inizio. Questo colore che c'è sto rosso amarante. E gli sprecci di tutti i cosi. Mi fai pegolini. L'hai maltrattata un attimo. Prego. Ho fatto una maltrattatura, dicono. Questo è un Rigger toscana. Sì, è un cinese. Maria, guarda, l'ho preso io. Qui sulla zona di confine tra la luce e ombra, l'ombra è più forte. The border between the light part and the dark part, okay. He makes it a bit darker. Magari possiamo accendere qualche lucetta internamente per spezzare. Brings a bit of light. Okay. Mm. Prima che qui si asciughi. Volevo stare attento un attimino alle figure di Roberto. Dopo quell'ombra la lasci asciugare, quella sotto il tetto, quindi ti fa quella rigaretta. Aspetta un attimino e ti rispondo. Questa lasciamo lì. Dry brush stroke. Un po' lo stesso giochetto che ho fatto dall'altra parte. Verso un attimino la lucetta, vediamo se riesco a aprirla un attimo. L'hai proprio grattata? Sì, sì, lo porto via. Poi vedete, qui ci sono un po' questi fili. Queste cose, finché è umido, mi creano... He can do that while it's wet. Uh-huh. To get the light. Uh-huh. Esattamente, soprattutto sulla parte alta è dove l'acqua ha perso vigore, mentre qui è ancora forte, d'accordo? Only, it works better when the water is not so terribly wet. Yeah. At the top it's starting to dry, so it's perfect. Possiamo metterci un po' più larghi, scusate. Un po' più larghi. Più aperto, cerco. Più indietro. Così, grazie. Allora, tenerlo un po' più grosso. Ah, le figure qui da lì, di casa. No, ma non me le ha... Non te l'ho rovinata? Per il momento. Non me l'ha violentata. Per il momento. Bella coppia che sì. Questo è sempre ultramarine francese. Interpretabile era. L'ultimo sì, che certo. hai preso era l'ultramarine francese. Questo è l'ultramarine francese, sì. Allora, Daniel qui... Smith, eh? Daniel Smith? Non lo so. Non è importante. No. Il fatto di passare ripetutamente, cioè, mischia un po' il colore. Sì. Eccolo. Era quello. Ci siamo capiti noi. Sì, ci siamo capiti. Chi è che lo diceva questo? Chi è che lo diceva? Castagnè. No? Allora, prima si asciuga qui.
correndo anche per evitare che si asciughi tutto, perché ecco. Certo. Anche perché è tardi. No, al di là del fatto che è tardi, lo volevo capire, infatti, se era perché è tardi o per evitare che si asciughino. Come sei? The ground view usually it is at most cold. Guardate l'armonia che si è creata tra le terre e il blu, nello scuro. There's a big harmony between the earth color and the blue of the ground. And somebody, Massi, somebody was asking if on the ground is mainly soprattutto si è ma com'è? Cool. Sì, ma è freddo. Principalmente dove è freddo? In terra. Qui? Sì. Un pochino ho messo una terra per riscaldarlo, se vedete, un pochino, poco. Sì, io... Vai, intervieni, vieni. No, ti direi di andare avanti, anche a fare quell'ombra lì laterale, così almeno diamo qua. Già una sensazione più corposa, così si comincia già a vedere anche... No, anche perché non voglio che, non voglio, ecco, vedi, me l'ero scordata qui. Quello che vi dicevo a voi, vedete, qui si è creato già un bordonetto. Io non lo voglio questo, voglio che ci sia tutta una fusione, ok? He doesn't want this edge. He didn't want the edge. The hard edge. So he wants everything. In modo che si possa creare già un volume, si vede. Loose edges. Anche perché se ragioniamo sui personaggi bisogna anche vedere in che modo poi caricare questi personaggi. And he's asking him to do something in the middle so that the figures start to take shape. Qui te li tiri fuori, te li tiri fuori dentro. È stata una pozzanghera, d'acqua, è passata una volta. Aspetta, la pozzanghera gli ha schizzato tutto. C'era un motociclista che è passato di qua, c'era una pozzanghera d'acqua. Gli ha schizzato. È venuto da quella parte. Questo casino qui, finché è morbido, magari qua ci sarà una figura, qualcosa ci mettiamo. Ecco, adesso io la prima cosa che farò su questo, sul lavoro che ha fatto Massimo, andrò avanti su questa parte per poter congiungere almeno questa composizione con questa, così do ancora più forma all'immagine intera, ok? So what he's going to do is try. Qualcuno mi passasse un attimo le cose degli omini, la fotografia. Quella di prima. He's going to work on the in the middle to try and unite the figures with the rest of the painting. Dopo un po' che già si è leggermente. Sì, dopo un pochino che l'acqua è entrata nel foglio, altrimenti non faccio altro che mettere acqua su acqua. Poi incoglionito che bisogna aggiungere. Scusa. Okay. Qui c'era un balcone.